Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video su Genshin Impact. Oggi abbiamo una news e dopo risponderò ad una delle domande più frequenti sotto i video e in live, ovvero come rankare velocemente. Ma prima di iniziare vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni sul sito Viola, trovate tutti i link in descrizione, anche del mio server Discord e Instagram. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Partiamo proprio dalla news. Domani dalle ore 11 fino al 19 ottobre, ore 4:59, ci sarà l'evento Elemental Crucible. Con l'utilizzo della resina sarà possibile droppare materiali, punti esperienza, expo per i personaggi, ci saranno anche delle primogems, materiali per l'ascensione di personaggi e tanto altro. Il drop dipenderà dal livello del mondo di ciascun giocatore e potete partecipare se avete raggiunto almeno il rank 20 e avete completato tutte le missioni nel prologo atto 2 For a Tomorrow Without Tears. Una volta sbloccato l'evento, ovvero una missione che si chiamerà Timaeus Quest One Giant Step for Alchemy, da PC si dovrà premere F5, da mobile invece cliccate sulla bussola nell'angolo in alto a destra, da PlayStation tenete premuto L1 e selezionate la bussola. E per quanto riguarda l'evento, questo è tutto ciò che sappiamo, trovate comunque tutte le informazioni all'interno del gioco proprio nella sezione delle news. Ed ora passiamo alla domanda: come si ranka velocemente? Nei video precedenti abbiamo affrontato gran parte delle basi di Genshin, incluso il farming, ma oggi entreremo più nello specifico. Voglio però fare un appunto già fatto in precedenza. Rushare i rank in questo gioco non è simbolo di potenza, indica solo che avete accumulato esperienza. Via via infatti che aumenterete di rank salirà anche il livello del mondo, di conseguenza la difficoltà. Ed essere rank 30 con un DPS che arriva a stento a 1000 di danno, penso che siete d'accordo con me, è abbastanza sconveniente. Vi consiglio di rankare con un party definito ed equilibrato, che vi permette di godervi il gioco senza correre e sclerare dietro boss e dungeon che non siete ancora in grado di affrontare. Detto questo, vi mostro come fare effettivamente esperienza. I dungeon vi danno 100 punti esperienza ogni volta che li affrontate, così come i blossom o chiamati anche ley line. I boss vi danno 200 punti esperienza ogni volta che li affrontate ed in genere respawnano nel giro di qualche minuto, ad eccezione del lupo. Il lupo vi dà 300 punti esperienza ma è settimanale. Anche aprire le casse vi dà esperienza e varia a seconda della rarità appunto della cassa. Infine, tutte le missioni primarie e secondarie vi danno esperienza. Non c'è un rate fisso, dipende appunto dalla missione. Non dimenticate di controllare anche il libro dell'avventuriero. Trovate tante missioni utili e da lì potete controllare anche i livelli del boss, sapere quando respawnano, sapere cosa droppano e cosa droppano i dungeon. È molto comodo, soprattutto se non volete cliccare su tutta la mappa. Già che ci sono, vi faccio una piccola precisazione sui dungeon che ho messato nel video sulla modalità in coop. I dungeon che al centro hanno un rombo possono essere fatti solo in single mode e tra questi troviamo anche il drago. Quindi sì, mi dispiace, non potrete farlo in coop. Quelli invece che hanno un cerchio possono essere affrontati invece in multiplayer. Insomma, io sono in hype per questo nuovo evento, non vedo l'ora di portarlo in live e farmarlo insieme a voi. Seguitemi sui vari social in descrizione per essere sempre aggiornati. Su Discord troverete anche una sezione dove la community vi aiuterà con le varie missioni. E per oggi è tutto, spero che il video vi sia stato di aiuto, lasciatemi un mi piace così capisco il feed e scrivetemi nei commenti se siete contenti della news e se ve lo aspettavate. Noi intanto ci vediamo in live e al prossimo video. Ciao!